Sabato 23 maggio 1992, ore 17:48, un aereo del SISDE atterra a Punta Raisi. Scendono il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo. Sulla pista lo aspettano gli agenti della scorta. Le auto blindate si muovono verso Palermo. Tutto sembra tranquillo, ma non è così. Qualcuno sa che Falcone è appena sbarcato. Lo segue, sa che tra 10 minuti la sua auto passerà a Capaci, dove una tonnellata di tritolo è pronta ad esplodere. Ore 17:58, un boato, il massacro, l'inferno. Il giudice Falcone muore nella sua Palermo, insieme alla moglie e a 3 dei suoi angeli custodi, Antonio Montinaro, Rocco Vicillo, Vito Schifani. In questa voragine, dove sprofondano auto, alberi, pezzi di ferro e di asfalto, scompare anche la speranza. Mentre a Roma si tenta di eleggere il Presidente della Repubblica, a Milano l'inchiesta Mani Pulite ha messo in crisi il sistema dei partiti, Palermo è scossa da un attentato senza precedenti. La TV trasmette le immagini del funerale e la preghiera, il tormento di Rosaria Schifani, giovanissima vedova di uno degli agenti. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare. Davanti alla barra di Falcone, l'amico di sempre, Paolo Borsellino, dice, rivolto ai colleghi, chi vuole andare via lo faccia, chi resta sappia che questa è la nostra fine. Diversi collaboratori di giustizia hanno avvertito Borsellino, dottore, lei è un cadavere che cammina. Anche Tommaso Buscetta lo aveva detto a quel magistrato che definì la faccia pulita dello Stato. Dottore Falcone, lei lo sa, Cosa Nostra non dimentica. Falcone lo sapeva, Borsellino lo sa. Non è titolare delle indagini sulla strage, ma non riesce a pensare ad altro, corre da un carcere all'altro per interrogare i pentiti, indaga su mafia e appalti, legge e rilegge centinaia di verbali, mentre, come risulterebbe dalle indagini, qualcuno cerca soluzioni diverse, avvia un dialogo con Cosa Nostra. Lo Stato si è fatto sotto, racconterà l'uomo che premette il pulsante a Capaci, ma le richieste di Rina sono ritenute inaccettabili. Così il padrino pensa a un altro attentato per riscaldare il negoziato. Borsellino sa di questa trattativa? Continua a lavorare senza sosta. Pochi giorni prima di morire, al suo confessore confida: è arrivato il tritolo per me. Quindi Paolo lo sapeva e mi disse come, e mi disse in che termine, in che situazione si stava evolvendo. Domenica 19 luglio, il giudice va dalla mamma. I suoi movimenti dovrebbero essere riservati, ma qualcuno sa, lo segue. È tutto pronto per un altro botto. Ore 16:58, il giudice scende dall'auto, circondato dai suoi ragazzi, Antonio Catalano, Walter Cusina, Emanuela Loi, Vincenzo Limoli, Claudio Traina. Sta per citofonare quando un'auto imbottita di tritolo esplode, uccidendoli tutti. Palermo come Beirut, una grande nube nera avvolge la città, corpi fatti a pezzi, palazzi sventrati. È tutto finito, sussurra tra le lacrime il padre del pool antimafia, Antonino Caponnetto. È finito tutto. Palermo piange altri servitori dello Stato, altre vittime innocenti che lo Stato non ha saputo proteggere. Drammatica la contestazione contro tutti i rappresentanti delle istituzioni, compreso il neoeletto Presidente della Repubblica, Scalfaro. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
Ninni Cassarà, Emanuele Basile, Rocco Chinnici, Giacomo Ciaccio Montalto, Gaetano Costa, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Boris Giuliano, Pio La Torre, Rosario Livatino, Beppe Montana, Cesare Terranova. Sono tante le vittime della mafia, impossibile ricordarle tutte. Magistrati, poliziotti, carabinieri, politici lasciati soli, esposti. Come soli, esposti, erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 21 giugno 1989. Sugli scogli, davanti a una villa sulla Daura, affittata da Falcone per le vacanze, si scopre una borsa imbottita di tritolo. Falcone assieme a due colleghi svizzeri. L'attentato è fissato per il giorno prima, ma Falcone aveva improvvisamente cambiato programma. Lo sapevano pochissime persone. Un attentato di mafia, ma non solo. Concepito, dice Falcone, da menti raffinatissime. A lungo si insinuerà che l'attentato lo ha organizzato lui stesso per farsi pubblicità. Tommaso Buscetta, quando decide di pentirsi e raccontare le sue verità, a Falcone dice: l'avverto, cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Il conto che apre con Cosa Nostra non si chiuderà mai. Cosa Nostra, paziente, aspetta. Aspetta e uccide. Fa il vuoto attorno a Falcone. Cade Beppe Montana, capo della sezione latitante. Cade Ninni Cassarà, vice dirigente della squadra mobile. Per paura di nuovi attentati, Falcone, Borsellino e le famiglie vengono trasferiti all'Asinara, dove concludono l'istruttoria del maxi processo. Alla fine lo Stato presenta il conto, 415.800 lire a testa per il pernottamento, 12.600 lire al giorno. Nome del popolo italiano. Il maxi processo si conclude con 360 condanne. Quando il capo dell'ufficio istruzione di Palermo, Caponnetto, va in pensione, sembra naturale che al suo posto sia nominato Falcone, ma la maggioranza del Consiglio Superiore della Magistratura fa valere il criterio dell'anzianità e non della competenza e nomina Antonino Meli, magistrato con scarsissima esperienza di mafia. Meli smantella il pool, Falcone si deve occupare di indagini su scippi, borseggi e assegni a vuoto. Borsellino, l'amico fraterno, si ribella, lancia accuse di fuoco, finisce sul banco degli accusati, costretto a doversi difendere al CSM. Falcone è sempre più solo, si candida ad alto commissario per la lotta antimafia, viene bocciato, si candida al CSM, i suoi stessi colleghi lo bocciano, lettere anonime lo accusano di gestione discutibile del pentito Salvatore Contorno. Il culmine, quando Leoluca Orlando e altri leader della rete lo accusano di tenere chiusa nei cassetti la verità sui delitti eccellenti. È costretto a una umiliante difesa davanti al CSM. Alla fine accetta la proposta del ministro della giustizia Martelli di dirigere gli affari penali a Roma. Lo accusano di diserzione. Infine la Procura Nazionale Antimafia nasce da un'idea dello stesso Falcone, un organismo con il compito di coordinare le inchieste contro Cosa Nostra. Lui è il naturale candidato, il CSM lo boccia ancora una volta. E anche da ambienti insospettabili gli piove l'accusa di non essere più affidabile, di essersi asservito a logiche governative. Quando il 23 maggio viene ucciso, Borsellino capisce che anche per lui il tempo è scaduto. Il 13 luglio rivela: so che è arrivato il tritolo per me. A due colleghi magistrati confida in lacrime: non posso credere che un nostro amico ci abbia potuto tradire. Buonasera, a neanche due mesi dal mortale agguato a Falcone siamo costretti purtroppo a darvi notizia di un altro fatto gravissimo avvenuto pochi minuti fa a Palermo. Un'autobomba... Il 19 luglio, due minuti prima delle 17, un'autobomba lo uccide a via D'Amelio assieme a cinque uomini della scorta. Andava a trovare la madre. Sono passati 20 anni e ancora non si conosce la verità sulle stragi. Questa è la cosa che amareggia di più, è la cosa che ci deve fare riflettere di più, perché bisogna capire perché si sono presi gioco di tutti, perché hanno riso anche del nostro dolore, alla fine si sono fatti beffe, ma soprattutto perché le hanno fatto, chi l'ha fatto e a chi serviva tutto questo.
perché si comincia a parlare sempre più a ragione di strage di Stato, e io credo che questa sia la cosa più grave. Questa povera Italia ne ha troppe, a cominciare da Portella delle Ginestre, verità che non arrivano, mezze verità, buchi neri che indeboliscono sempre di più la nostra democrazia, istituzioni, pezzi delle istituzioni, servizi deviati, ma deviati da che? Io credo che veramente ci sono troppe domande a cui aspettiamo ancora delle risposte e a cui è indispensabile avere delle risposte, proprio dopo 20 anni. Prima di morire Paolo disse proprio una volta: quando mi ammazzeranno, ricordatevi che non sarà stata soltanto la mafia. La mafia sicuramente aveva interesse a uccidere Paolo Borsellino, su questo non c'è dubbio, troppi danni aveva fatto e troppi ne avrebbe fatti ancora, ma è chiaro che ci fu una convergenza di interessi. Chi utilizzò la mafia, perché e per quali scopi? Cosa ha pensato quando alcuni politici, pezzi delle istituzioni, dopo 20 anni si sono ricordati delle cose? Un'indignazione profonda, mi creda, un'indignazione profonda. Non riesco più a guardarli in faccia perché mi chiedo come facciano a continuare a essere lì con questi segreti così pesanti che hanno tenuto per sé e le espressioni di sottovalutazione che ne hanno fatto. Qualcuno ha detto non pensavo fosse importante, qualcuno addirittura non ricorda e continuano a ricordare. A me sembrano veramente degli oltraggi non solo alla memoria di Paolo ma alla nostra stessa dignità. Che fine ha fatto l'agenda rossa? Se l'agenda rossa è sparita, come è sparita, vuol dire che c'erano delle cose che non si dovevano sapere e che ancora oggi non si devono sapere. Che cosa? Ecco, io spero che i magistrati di Caltanissetta, che stanno lavorando con tanto coraggio e anche in un isolamento veramente che fa paura, sappiano, possano finalmente dirci questa verità. Quello dell'agenda rossa è uno dei tanti misteri. È uno dei tanti misteri. Sparisce sempre qualcosa quando ci sono omicidi eccellenti. Ricordiamo i diari di Giovanni Falcone, ricordiamo la cassaforte vuota di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ricordiamo i diari di Aldo Moro e così via di seguito. Sparisce sempre qualcosa, guarda caso al momento opportuno. Ecco, quello dell'agenda rossa è, io credo, forse il più inquietante di tutti, perché a me viene da pensare che la morte di Paolo sia stata accelerata, come è detto addirittura nelle indagini, ma anche non nelle sentenze di un processo, sia stata accelerata proprio perché quell'agenda doveva sparire. E non perché c'era una trattativa in corso. Ma chissà che in quell'agenda non si parlasse di quella trattativa. Oggi sembra confermato che Paolo fosse a conoscenza di tutto questo e quindi chissà che non avesse preso degli appunti, degli spunti di lavoro. Io dubito che questa agenda si possa mai ritrovare, ma non credo neppure che sia stata distrutta, perché chi la possiede sicuramente ha un potere ricattatorio enorme. Dopo le uccisioni di Falcone e Borsellino, la stagione delle stragi non si ferma, però la mafia non le compie più in Sicilia, ma va nel resto dell'Italia. Sentiamo Rita Mattei. Il segnale fu Lima. Dopo la sentenza della Cassazione che conferma le condanne del maxi processo, siamo nel gennaio del 92, Totò Riina è furioso. Riunisce i suoi a Enna e decide, racconteranno i pentiti, di eliminare i nemici storici, Falcone e Borsellino, e quelli che ritiene gli amici che hanno tradito. Il 12 marzo, durante la campagna elettorale per le politiche, a Mondello viene ucciso Salvo Lima, poi Falcone e Borsellino. A settembre, sotto il piombo mafioso, cadrà un altro potente, Ignazio Salvo. Le stragi di Capaci e Via D'Amelio scuotono Palermo, la società civile reagisce. In procura 8 sostituti si dimettono in polemica con il capo, Pietro Giammanco, che alla fine verrà trasferito. A Palermo arriverà Giancarlo Caselli, che ricostituirà il pool. Subito dopo la strage di Capaci, a Caltanissetta arriva Ilda Boccassini. Molti giovani magistrati chiedono di andare in Sicilia, pronti a raccogliere la sfida lanciata da Cosa Nostra allo Stato. Lo Stato, che è costretto a reagire, con un decreto vengono riaperte le carceri di Pianosa e dell'Asinara, vengono portati lì centinaia di mafiosi, sbarcano in Sicilia i militari, parte l'operazione Vespri Siciliani. Finiscono in carcere latitanti che fino ad allora scorazzavano tranquillamente per Palermo. Aumenta il numero dei collaboratori di giustizia, fioccano arresti e condanne. Tutto questo mentre un'altra parte dello Stato, come risulterebbe dalle indagini, continua a trattare con Cosa Nostra, che alza il tiro, altre bombe, altri morti.
per la prima volta fuori dalla Sicilia, a Roma, Milano, Firenze. Poi, all'improvviso, la strategia della comunicazione attraverso le bombe si ferma. Perché? 20 anni dopo, la terribile estate del 92, restano ancora tanti misteri. Uno su tutti, fu solo mafia? Per la strage di Capaci sono stati condannati esecutori e mandanti mafiosi. Le indagini su Via D'Amelio, secondo le rivelazioni di un nuovo collaboratore di giustizia, Gaspari Spatuzza, sarebbero state depistate fin dall'inizio con un falso pentito. La procura di Caltanissetta dovrà accertare se si sia trattato di superficialità, fretta di rassicurare l'opinione pubblica, o se si sia voluto intenzionalmente puntare sulla manovalanza mafiosa per allontanare le indagini dai pupari, da quelle menti raffinatissime di cui parlava Giovanni Falcone. Un'ipotesi, questa, che aprirebbe scenari ancora più inquietanti. Procuratore Scarpinato, abbiamo sentito Rita Borsellino dire chi ha in mano l'agenda rossa ha un potere ricattatorio enorme. Anche lei pensa che in quell'agenda rossa, come questa che è stata riprodotta da un'associazione di Borsellino, lì dentro ci sia davvero il filo che porta alla trattativa tra Stato e mafia e al no che è stato detto da Borsellino e quindi alla sua morte? Ma guardi, intanto poche persone sapevano che Borsellino aveva l'abitudine di annotare fatti estremamente riservati in quell'agenda rossa. Quindi il primo fatto inquietante è che c'era un bassista che stava accanto a Borsellino. Il secondo fatto inquietante è che, come dicevo prima, pochi minuti dopo, quando c'era il panico, qualcuno ha avuto la lucidità di puntare a un obiettivo, che era l'agenda rossa, e di farla sparire. E quindi è come se fosse stato al posto giusto, al momento giusto. Evidentemente in quell'agenda ci doveva essere qualcosa di talmente eclatante che se fosse finito nelle mani della magistratura saremmo arrivati forse a qualcosa che va al di là di Green e di Provenzano. E a questo punto io non posso non ricordare un'altra sparizione inquietante. L'archivio importantissimo della casa di Green. Basti considerare che con due soli bigliettini che furono trovati addosso a Riina, nel momento dell'arresto abbiamo fatto un'indagine patrimoniale importantissima, quella è una casa dove c'era un vero e proprio tesoro di rubriche telefoniche, forse c'era l'originale del cosiddetto papello, allora è tutta una storia di documenti che scompaiono, di persone che non parlano perché ritengono che nessuno li può proteggere all'interno delle carceri più superprotette. Questo è il pezzo di storia mancante. Ed è un pezzo di storia mancante perché c'è un potere così forte che riesce a chiudere tutte le bocche. E allora forse quando questo potere crollerà si potranno aprire nuovi spazi per l'indagine. Non è un caso che nel 1992 alcuni collaboratori hanno deciso, in occasione quando ci fu il crollo della Prima Repubblica, di dire quello che ritenevano di non poter dire quando ancora quel potere è in piedi. Forse occorre sempre una transizione da un potere all'altro perché in questo paese si possa conoscere la verità. Tutto ha inizio qui, l'origine del male. La mafia contadina che muta e come un cancro tutto travolge, contamina, infesta con le sue metastasi i gangli vitali delle istituzioni. La mafia che si fa stragista, che sceglie il tritolo, che dichiara guerra allo Stato e ne colpisce i simboli in un delirio omicida che ne segnerà la sconfitta. Corleone con le sue 100 chiese, i suoi vicoli, la sua torre saracena e le sue contraddizioni. Era l'agosto del 58 quando il vecchio capomafia Michele Navarra fu trovato senza vita alle porte del paese, straziato da 94 proiettili esplosi da un mitragliatore Thompson. Assassinato dai suoi picciotti, Luciano Liggio in testa e poi Calogero Bagarella, Salvatore Rina, Bernardo Provenzano. I contadini li chiamavano i Viddani, i nuovi capi. È da questi vicoli che per 3 decenni i corleonesi hanno imposto le loro regole, scalando i vertici di Cosa Nostra in una guerra spietata e vincente contro le famiglie rivali. Ed è qui che ancora oggi vive chi è rimasto. Ninetta Bagarella, la moglie di Totò Rina, dopo l'arresto del marito è tornata nella sua casa di Vicolo Scorzone.
A proteggerne l'anonimato oggi ci sono le sorelle e i vicini, tutti indistintamente. Non lo so, non lo so. Non discuto niente che non so niente. Ma abita qui vicino? No, comunque non abito in questa strada, stia tranquillo. In questa qua non c'è. È la prossima? Non lo so. E abita qui anche Salvatore Provenzano, il fratello di Bernardo. Eccolo. La sua casa è una manciata di metri dal laboratorio della legalità. È la Corleone dei Paradossi, dove mafia e antimafia si incontrano in strada, in chiesa, al bar e in piazza. La Corleone dove Stato e antistato convivono fianco a fianco, loro malgrado. Qui siamo a Corleone in un bene confiscato alla famiglia Provenzano. In questo posto abbiamo la bottega della legalità e il laboratorio della legalità, dove appunto vi sono circa 50 tele del pittore Gaetano Porcasi, e attraverso questi quadri chi viene in questo posto può avere cognizione di cos'è stata la mafia e di cos'è stato il movimento antimafia, dallo sbarco degli alleati fino all'arresto di Bernardo Provenzano. I volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino li trovi anche in municipio, nell'ufficio del sindaco. Si chiama Lea Savona, ha 42 anni, e il suo non può essere che un messaggio di speranza. Si respira la mafia a Corleone ancora? Assolutamente no. Non si respira la mafia perché siamo liberi. E la testimonianza è che una donna a Corleone è stata eletta sindaco. Voltare pagina dunque, lucidamente, tenendo presente il contesto, come tentano di fare i ragazzi della cooperativa Lavoro e non solo. Sono centinaia gli ettari di terreno confiscati a Cosa Nostra, lotti grandi e piccoli, spesso incastonati in territori più ampi che a Cosa Nostra continuano ad appartenere. Cos'è la paura? Cos'è la paura? La paura, riusciamo a non pensarci perché sappiamo di non essere da soli. L'esperienza della nostra cooperativa che fa, secondo noi, un lavoro di prima linea. Noi quando lavoriamo vediamo passare i figli, vediamo passare gli ex proprietari. In alcuni terreni dobbiamo attraversare la proprietà di questi. E sappiamo benissimo che loro non sono contenti e ci osservano in malo modo. E la paura quindi c'è. Mi ricordo che quando abbiamo avuto un danneggiamento in un vigneto, qua vicino, l'indomani in maniera spontanea c'erano quasi 1000 persone per dimostrare a chi aveva fatto quel danno che avevano perso tempo, che avremmo ricominciato più forti di prima. Fototessera, foto sgranate di giornali, nomi messi in fila nelle cerimonie e nelle targhe, immagini di telecamere sfocate che cercavano altro anche quando li inquadravano. I ragazzi delle scorte ci sono sempre stati, ma quello che rimane di loro si fa fatica a trovarlo. Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani, insieme al giudice Falcone fino alla fine. Agostino Catalano, Emanuele Aloi, Vincenzo Limulli, Walter Cosina, Claudio Traina, insieme al giudice Borsellino fino alla fine. Insieme sempre, un giorno dopo l'altro, a fianco, attorno a quegli uomini da proteggere da un pericolo che sai che c'è, ma non sai né quando né dove. Così succede che devi scegliere ogni giorno, devi provare a distinguere tra la paura e qualcos'altro. Io ho sempre definito che chiunque fa questa attività ha la capacità di scegliere tra la paura e la vigliaccheria. La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce. E non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono degli acqua. Era la voce di Antonio, il caposcorta di Falcone, una settimana prima di quella maledetta autostrada verso Palermo. Un'intervista quasi per caso che la moglie custodisce come il tesoro del mondo. E così è. Un messaggio nella bottiglia che naviga nell'oceano indistinto delle cose che dovremmo ricordare per sempre e che invece piano piano si perdono mentre noi stiamo fermi sulla riva. I ragazzi delle scorte ci sono ancora oggi, a volte sprecati, forse mal pagati, sono davanti ad un portone anche adesso, solo che non li vediamo. Ci passeranno la notte mentre noi prendiamo sonno. E allora li vorremmo ricordare tutti, proprio ora, alla fine, perché loro fino alla fine ci saranno stati.